Allora, amici, ti senti solo a New York? Non ti senti solo? Non ti mancano i tuoi amici? Non ti manca la tua famiglia? Queste sono domande che mi vengono sempre fatte da chi dall'Italia viene a trovarmi, perché c'è questo mito, diciamo così, che a New York si soffra di solitudine, nel senso che in una città così grande, lontano dagli affetti, dove tutti sembrano così concentrati sulla propria vita, su se stessi, è chiaro che si ha la sensazione che nessuno ti calcoli, a nessuno tu interessi più di tanto e si soffra di questa grande solitudine. Ebbene, amici, io credo che sia il contrario. In realtà a Manhattan, a New York, a Brooklyn, a Queens, ovunque, credo che la solitudine sia l'ultimo dei problemi. Io in 6 anni non c'è mai stato un minuto, un secondo in cui mi sia sentito solo. Perché? Perché quando arrivi a New York trovi tantissima gente che si trova nella tua stessa condizione, quindi è una città dove c'è una voglia di socializzare molto molto alta. Trovi tantissima gente che magari condivide i tuoi stessi interessi, quindi ti puoi raggruppare attorno a un interesse. Ci sono milioni di occasioni per conoscersi, milioni di occasioni per poter davvero instaurare un'amicizia. Spesso si dice sì, ma l'amicizia qui a New York non è come quella da noi in Italia, dove di fatti poi un amico, se hai bisogno, c'è, così. No, in realtà non è così. A New York l'amicizia può essere così come la volete impostare voi. Spesso, chiaro, essendo italiani, tendiamo a creare una rete di amicizie in cui la componente italiana è molto alta, però non è differente. Quello che è differente è che una città dove conosci ogni giorno, ogni settimana, tante persone, non puoi diventare amico di tutti, quindi hai la sensazione che magari con uno con cui bevevi una birra un attimo fa e stavi là a darti pacche sulle spalle, magari lo perdi di vista, mentre magari se lo conosci nella tua città lo continui a vedere, si instaura quasi automaticamente un'amicizia. Ma qui non è così, proprio perché conosci tante persone, soprattutto nella notte newyorkese, e non è che puoi diventare amico di tutti. La cosa che però mi piace di New York, che io l'adoro, è che ci sta una grandissima voglia di capire l'altro, cioè dovunque vai vedrete che la gente si interesserà a voi, c'è una carica anche di ottimismo che vi trasmette ogni persona con la sua storia. Quindi è una città dove questo ottimismo ti fa sentire vivo. La solitudine non è quindi una problematica che io vedo in un giovane di 20, 30, di un quarantenne. Ci sono sicuramente altre problematiche che la metropoli comporta, come ritmi di vita un po' stressanti, però non è vero che stai solo. Io vi dico, né io né gli altri, persone che conosco, hanno mai fatto un ragionamento del tipo mi sento solo. È impossibile. Mi piace suonare il flauto traverso? Andrò a frequentare il gruppo che suona il flauto traverso. Mi piace, che ne so, gli aperitivi italiani, mi andrò a fare tutti gli aperitivi italiani. Insomma, bisogna ragionare in questi termini. Ed è per questo che probabilmente in una città come questa non ci sono tantissime pressioni per sposarsi o fare una famiglia. Io vedo persone che anche a una certa età continuano, diciamo così, a vivere tra virgolette come adolescenti, a uscire con gli amici, non hanno quella voglia, quasi non sono costretti a fare scelte che sembrano uniche e necessarie, perché immaginate, siete in Italia, tutti i vostri amici iniziano a sposarsi, qui e lì lo fate anche voi, ma qui a New York non è così, la situazione è totalmente diversa, riesci a fare ciò che di fatti tu voglia fare, proprio perché l'assenza, secondo me, di questa solitudine, per tutte queste occasioni di incontro che c'è, non vi costringe ad aggrapparvi ad una sola persona che diventa la persona a cui affidate la vostra vita per non morire, diciamo così, in solitudine. E quindi questa è la bellezza di New York, cioè dare la possibilità con questa sorta di network costante di socializzare continuamente. Noi cambiamo fasi anche della vita, immaginate una persona con cui si è amico oggi, probabilmente dopodomani non avrete alcuni interessi comuni, fate scelte diverse, ma non è un problema perché ci saranno tante altre amicizie, perché così è la vita, è fluida la maniera di vivere, no? Non necessariamente. Io ricordo che in Italia, nella mia città,
funzionava in maniera abbastanza, diciamo, chiusa, nel senso tu avevi una tua comitiva, questa comitiva tendeva ad includere alcune persone, alcuni entravano, altri uscivano, ma la comitiva, quel nucleo di persone, era quasi sempre quello. E all'interno di questa comitiva si creavano anche le relazioni di coppia, si sposavano e via dicendo. Questo però è, secondo me, un modello che a me non mi soddisfa, non mi è mai soddisfatto, perché avevo voglia, ovviamente, essendo una persona curiosa, avevo voglia di conoscere mondi diversi, perché quando vivete in una comitiva vostra, sempre quella, le persone sono sempre quelle, le esperienze che vi raccontate sono sempre quelle, sì, si ci conosce, ma dal mio punto di vista non c'è un arricchimento costante. A New York a volte, sai, vado a Brooklyn, a volte nel Queens, ho conosciuto gente di tutti i tipi, ho stretto amicizie di un tipo, altre le ho abbandonate per strada. Ovviamente, ripeto, quando sei italiano, ma gran parte degli amici probabilmente sono italiani, ma per una semplice ragione, perché condividete molte cose in comune, stessa esperienza di vita, stesse problematiche e via dicendo. Quindi questo mito della solitudine io non lo condivido, anzi io credo che se ci sente solo nei piccoli centri, nelle piccole città, dove alla fine ti senti quasi oppresso dall'impossibilità di qualcosa di nuovo, mentre una grande città respiri l'aria a pieni polmoni, respiri la vita, la bellezza. Quindi finiamola di dire mi sento solo a New York. C'è un altro tema invece, il tema della nostalgia. Si sente nostalgia di casa? Allora, io ho vissuto alcuni anni in Venezuela, adesso sono 6 anni che vivo a New York, e vi posso dire che la nostalgia è un qualcosa che con il tempo si affievolisce, quindi all'inizio è più forte, poi man mano si abbassa. Ovviamente io sono fortunato, nel senso che i miei genitori, grazie anche alle compagnie low cost, ormai aereo, prendere un aereo per New York costa poco, mi vengono spesso a trovare, mi cucinano le stesse cose che cuciniamo in Italia. Quindi con i miei amici italiani sto in contatto costantemente, con Facebook, con Skype. Insomma, la nostalgia da un certo punto di vista è diminuita grazie probabilmente alla facilità con cui siamo in comunicazione con le persone a cui teniamo. Detto questo, ci sono dei momenti in cui una bella passeggiata sulla costiera amalfitana, una bella pizza a 3 euro nei vicoli di Napoli, un bel gelato sul lungomare di Salerno, una bella mozzarella di bufala appena fatta da ficcare in bocca, una bella passeggiata in una città desolata alle 3, quella certa aria storica, culturale che si respira nei centri storici italiani, beh, tutto questo ovviamente, ci sono dei momenti che mi manca tantissimo, quindi è chiaro che c'è una nostalgia, ma non è una nostalgia lancinante, non è qualcosa che mi devasta, che mi fa mettere in dubbio tutte le mie scelte, che mi instilla in testa il dubbio che forse dovrei tornare in Italia, no, è una nostalgia, diciamo così, controllata, giusta, bella, che poi quando torno in Italia in vacanza mi fa godere al massimo dell'esperienza che sto vivendo e mi fa apprezzare molto di più l'Italia nei suoi piccoli particolari, nelle sue piccole bellezze artistiche che quando ci vivi dentro non noti e quasi non ti interessano, ma invece quando ti mancano e quando le ritrovi è una cosa bellissima. Quindi la cosa bella di vivere all'estero in una metropoli è che non sei solo, la nostalgia la controlli e la nostalgia ti porta ad amare in parte anche di più la tua terra, quindi è sicuramente un qualcosa di bellissimo. Detto questo, c'è da dire che questa è la mia esperienza. Ci sono persone che hanno esperienze differenti, che a New York non si riescono a inserire, che sono nostalgiche, che gli manca molto la famiglia. Quindi io parlo sempre dell'esperienza di una persona come me che ha una vocazione cosmopolita, che è abituata al viaggio, che è abituato a confrontarsi con diverse culture. Poi ogni caso è diverso e sicuramente ci sta qualcuno che vi dirà: io mi sento solo perché ho lasciato i miei amici in Italia, con loro stavo bene, qui non ho fatto amicizie, lavoro solo e via dicendo. La mia esperienza è questa e spero che anche la vostra esperienza sia positiva sempre. Ciao!